Buonasera, bentornati a tutti. A questa nuova stagione di lettere e economia precaria che appunto si svolge con il filo conduttore del disincanto. L'ora del disincanto, diceva Bonhoeffer, e l'idea è quell'ora imprevista e sconvolgente che provoca a cogliere il senso totale della vita, il primo passo per il ritorno alla condizione libera. Per mezzo del disincanto ci rivestiamo da un sonno mortale, ci guardiamo intorno e ci chiediamo cos'è successo. Sono lieta di iniziare la stagione col professor Paolo Rossi, a cui rinnovo la mia più calorosa accoglienza. Come ben sapete, Paolo Rossi è professore emerito dell'Università di Firenze, nonché membro dell'Accademia dei Lincei, ha ricevuto la Saturn Medal per la storia della scienza, nel 2009 il premio Balzan per i suoi decisivi contributi allo studio dei fondamenti intellettuali della scienza, dal risorgimento all'illuminismo. Naturalmente è una delle figure, quindi, come dico, più significative in Italia, un filosofo della scienza o, come lui stesso si definisce, uno storico delle idee. Nel banchetto delle librerie delle donne troverete tutti gli scritti di Paolo Rossi, però finiremo la conferenza qui, da tante ne ha fatte. Con noi abbiamo anche Michele Ciliberto, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi del Rinascimento e professore di storia della filosofia moderna e contemporanea nella Scuola Superiore di Pisa. Anche di Michele numerosissime sono le pubblicazioni e il rilievo, l'importanza di quello che ha scritto, interessandosi di filosofia del Rinascimento e del pensiero contemporaneo. Con noi Gilberto Corbellini, professore ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso la Facoltà della Medicina e della Sapienza di Roma. Collabora con il supplemento domenicale del Sole 24 Ore e autore di numerosi libri per i quali ricordiamo Perché gli scienziati non sono pericolosi, del quale abbiamo discusso proprio in questa sede l'aprile dell'anno scorso. Il libro, quindi, oggetto della nostra riflessione odierna è Mangiare, che parla magistralmente del cibo, seguendo i vari modi in cui questo verbo ha segnato la storia dell'umanità. Un saggio di storia delle idee sul cibo e civiltà, come tutti i libri di Rossi, molto documentato, molto autorevole e anche leggermente spiritoso. Basta prestare attenzione per un momento alla molteplicità delle metafore alimentari che così adamente utilizziamo per renderci conto di quanta potenza antropologica e culturale sia carico il mangiare e di come nel cibo si consumino desideri primari ed emozioni profonde. Del nostro immaginario fanno parte Crono, che divora i propri figli, il digiuno del Venerdì Santo, le grandi carestie, serial killer che traggono il tabù dei tabù mangiando le loro vittime, i volti dei bambini denutriti e i bambini della novella così, i cibi spazzatura e l'esibizione sadica del corpo anoressico. Raffinato godimento, drammatica necessità, patologia, ossessione, un'inestricabile mescolanza che Paolo Rossi ci racconta magistralmente, seguendo i vari modi in cui questo verbo ha segnato la storia dell'umanità. Passerei subito il microfono a Michele Ciliberto.